Nel frattempo dei cavalieri, noncuranti degli avvertimenti, giungono fino alle porte del paese, osservando il paese e poi ritornano indietro. Gli Ali Pascià ed i suoi uomini non possono accettare di rinunciare al piano di devastazione e soprattutto non possono accettare che un grande esercito che ha conquistato e distrutto paesi e città più grandi di questo possa essere fermato da una esile giovinetta disarmata. Thank you.
state le battaglie vinte, tante le vite innocenti falciate sul nascere, tante le donne violentate, gli uomini schiavizzati, tanto è il desiderio di tornare nella propria terra con un ricco bottino.